Eccoci qui nella terza e ultima tappa della visita di Sua Eccellenza Monsignor Santoro, qui nella nostra comunità scolastica. Ho detto che noi abbiamo sempre costruito in questo anno e mezzo della vita dell'Istituto Comprensivo un percorso comune, e questa è la testimonianza. Hanno imparato lo stesso canto nei vari plessi e adesso sono qui uniti a farle, a rivolgerle le domande che sono scaturite dalle loro riflessioni, i docenti che li hanno coadiuvati. Io ringrazio anche le docenti di educazione musicale che hanno veramente profuso tutto il loro impegno perché questa accoglienza fosse così come è stata oggi, con questo bellissimo canto che ha voluto essere anche un ricordo della sua permanenza in Brasile. Prima delle domande, voglio dire che sono contentissimo di essere qui presente in mezzo a voi. Vi hanno tradotto il significato del canto, le parole, solo introduzione, le parole e poi il significato del fiore che nasce nel campo senza che nessuno lo ha seminato, quindi è proprio il segno della gratuità, il segno di una cosa che nasce, il segno di una cosa che nasce gratuitamente senza che nessuno l'abbia seminata. Io, l'avete fatto benissimo, siete, mi sembrava di essere in Brasile, qualche accento un po' la pronuncia, poi per dire, per essere proprio giusti, in Brasile la M finale è una N, anzi non è nemmeno una, è una alecrim, come se fosse una N, perché la M finale, però il resto perfetto, ma tutto il dialogo alecrim, che sei nato nel campo, nella terra, senza che nessuno ti ha seminato, è il segno di qualcosa che noi abbiamo avuto, è il segno della vita che ci è stata donata e che è un dono più grande. E poi quel dialogo è molto bello: o mio amore che mi hai detto di sì, sei tu quel fiore, quel campo che mi dà la vita. Però, siccome io amo molto questo canto, voi lo riusciamo a rifare e voi seguite quando si fa piano e quando si fa forte? Restano le maestre di canto. Noi lo cominciamo, poi dopo seguite, perché è tutto un dialogo, è un dialogo di gratitudine e di amore.